Grazie Presidente. Signor Ministro, è evidente che parliamo di cose che purtroppo sono sulla bocca di tutti in questi giorni, gli eventi calamitosi che hanno colpito le regioni del nord e che hanno colpito alcune regioni centrali, hanno provocato notevoli danni ed anche notevoli disagi sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, per cui danni alle abitazioni e danni anche alle aziende. Voi avete, dal nostro punto di vista, preso dei provvedimenti minimali, provvedimenti che danno una sospensione del pagamento dei tributi sino al dicembre 2014, ma non dei contributi. E in questo stranissimo paese, Ministro, succede che arrivano le cartelle esattoriali dell'INPS ai terremotati e agli alluvionati. Noi siamo a chiedervi di cancellare quelle cartelle esattoriali e di creare un fondo per compensare quei tributi e quei contributi per queste persone che sono oggi, per queste persone e aziende che sono oggi Concluda. veramente, veramente in una situazione difficile. La Grazie. ringrazio, il Ministro dell'Economia e Finanze per Carlo Padoan. Facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego. Grazie Presidente. A seguito delle calamità naturali che sono state ricordate, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 ottobre 2014, con il quale si è disposta, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 27, la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 20 dicembre 2014. L'agevolazione è accordata in favore dei soggetti residenti nei comuni delle regioni Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi, inseriti nell'apposito elenco allegato al decreto ministeriale. Considerata la persistente situazione di assoluta criticità delle zone alluvionate, una volta avviate le attività emergenziali, l'eventuale proroga della sospensione degli adempimenti e versamenti tributari potrà essere oggetto di valutazione, considerati i vincoli derivanti dal rispetto dei saldi di finanza pubblica. Secondo gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la stima dell'ammontare relativo alla sospensione dei versamenti tributari di cui al citato decreto per il solo periodo 10 ottobre 20 dicembre 2014 è di circa 3 miliardi di euro. La richiesta di totale cancellazione delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sarebbe suscettibile di determinare non solo effetti sui saldi di finanza pubblica, ma anche una potenziale situazione di disparità di trattamento con riferimento ad analoghe situazioni verificatesi in passato. Infine, è opportuno sottolineare che l'adozione di misure agevolative a favore di soggetti che svolgono attività economiche è soggetta alla normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, al cui rispetto deve essere improntata. La ringrazio, facoltà di replicare l'onorevole Guidesi per 2 minuti. Prego. Ministro, io francamente mi sarei augurato che lei leggesse la risposta che le hanno preparato prima di leggerla qua in aula, perché lei mi ha dato una risposta che noi riteniamo allucinante. Lei parla di possibili effetti, valutazioni, eventuali valutazioni, possibili effetti sulla finanza pubblica. Ministro, stiamo parlando di persone che hanno perso la casa e l'azienda. Ministro, stiamo parlando di persone alle quali è arrivata l'acqua in casa e l'acqua in azienda. Stiamo parlando di persone a cui arrivano le cartelle esattoriali dell'INPS. Ministro, la sua risposta è inaccettabile. È inaccettabile che un governo oggi si esprima in questo modo. È inaccettabile che un governo oggi dia una risposta del genere a queste persone. Ministro, noi non ci stiamo ad una situazione del genere. Noi non giochiamo con la burocrazia o con gli aiuti di Stato della legge europea. Noi cerchiamo di tutelare le nostre persone, Ministro. E questo, a voi chiedia, voi, questo vi chiediamo di fare allo stesso modo, voi che siete il governo di questo Paese. Noi abbiamo presentato 2 emendamenti in legge di stabilità che stiamo discutendo, che è quello di svincolare dal patto di stabilità i comuni e le regioni rispetto agli investimenti in dissesto idrogeologico e di spese. Ma noi continueremo in questa battaglia, Ministro, perché quelle cartelle esattoriali devono essere cancellate e quelle persone devono essere aiutate, perché se non le aiuta il governo noi non sappiamo chi possa aiutarle e dove possano esse trovare queste risposte.